veramente interessanti, molti stimoli vengono dal tuo intervento. Ecco, anche quest'idea della banda che da macchina di guerra diventa parte dell'apparato di cattura, mi sembra di capire. E sarebbe anche bello, casomai, fare una riflessione del genere per quanto riguarda ad esempio i movimenti, perché in Pourparlers, Deleuze vede i movimenti come macchine da guerra. Ecco, sarebbe bello vedere il tentativo, comunque il processo che casomai viene messo in atto anche verso quelle realtà, e farle, come dire, per reinserirle all'interno di un apparato di cattura. Ecco, questo era giusto una riflessione veloce. Io aprirei a questo punto alle domande, al dibattito, alle riflessioni. Sì, intervengo soltanto, rispondo a te. Sì, un tratto, ragionando delesianamente, un tratto differenziale che può aiutarci a differenziare le reti di potere sono appunto quelle delle velocità diverse a cui i poteri si muovono. I diversi poteri nelle diverse loro maglie si muovono con velocità diverse, sono quelli che tendono ad essere immobili e statici, appunto i grandi poteri, quelli che si fanno riconoscere, si fanno acchiappare perché sono fermi, si fanno vedere perché sono fermi, e quelli invece che sono molto veloci e dinamici e appunto possono funzionare come macchine da guerra, insomma. Ecco, dicevo anche casomai come il tentativo di reinserire poi le macchine da guerra, quei poteri veloci, si muovono All'interno. all'interno di, cioè depotenziarli, reinserendoli all'interno dell'apparato di cattura, quello era. Vale, dimmi. Ti volevo proporre un parallelismo fra il romanzo criminale e il discorso che hai fatto, mi pare che valga benissimo anche per il romanzo, non soltanto per il Il film, battezzo, e sì. addirittura Gomorra, cioè in entrambi i casi l'apparato di deversione viene normalizzato quando si pone davanti a una scelta di ordine capitalistico, sia qui, quando come si mette a frutto il risultato di questo rapimento, come si trasforma la camorra dalla lupara a un'azienda multilevel. Quindi, cioè, mi sembra che sia molto legata a un passaggio a un capitalismo evoluto, insomma, mi sembra che ci sia anche questa sottotrama nel tuo intervento, che magari lasci da parte, però il Ma gesto di. se prendi quel piano di lettura, sicuramente, sicuramente sì. Continuando a giocare con il giocattolo Deleuze, ti ricordo che le grandi multinazionali, gli organismi sovranazionali come le religioni, eccetera, sono le altre grandi forme di antistato. Cioè l'antistato non è soltanto nella banda, che ne perturba le periferie, ma anche quello che esce completamente dai confini, traborda completamente dai confini e fa sì che lo Stato faccia fatica a trattenerlo. Per cui in questo caso avresti questi giochi fra micro banda e macro banda, che in qualche modo quella del grande potere capitalistico che si fa gioco dello Stato usando questo punto di chiusura, eccetera, ma semplicemente per regolare le dinamiche di passaggio fra i grandi interessi sovranazionali e le pratiche locali, che lo Stato non riesce proprio ad acchiappare se non adeguandosi. Cioè, il rischio è di, in qualche modo, in queste rappresentazioni, è un rischio, credo che sia appunto, per quanto finzionali, compresa Gomorra, insomma, con tutto quello che gli possiamo riconoscere di coerente col nostro mondo, un problema di rimessa in discussione profonda e completa dello Stato moderno e dei poteri nello Stato moderno. Da cui l'idea, il problema iniziale, appunto, ripensiamo a Marene che ci chiedeva così in che condizioni possiamo pensare il potere assoluto, ma in che condizioni possiamo pensare il potere democratico? Cioè il potere democratico per poter essere pensato dovrebbe essere il potere dello Stato, che autonomamente si autogoverna e autodetermina. Ma nel momento in cui lo Stato non è più quella forza che è capace di autogestirsi e di autoregolamentarsi, ma è infiltrata da una parte attraverso i suoi stessi apparati di cattura che fanno sì che i corpi civili diventino parti dello Stato, e far sì, se volete, c'è questo passaggio di Deleuze che è, se volete, molto, molto contemporaneo per noi, dice, notate che i gruppi da salotto funzionano esattamente come le bande e cercano di imporre allo Stato i loro capi. I poteri economici, i poteri dello spettacolo, i poteri criminali hanno le stesse dinamiche nei confronti dello Stato. E oggi questo mi sembra assolutamente evidente se prendiamo
l'espressione in senso ampio. E se al di là di questo ci mettiamo il fatto che lo Stato è soltanto un tentativo di bloccare e di fermare una dinamica di movimenti veloci, che sono invece quelli delle assolutamente sovranazionali, soltanto un tentativo di fermarlo, ma senza riuscire a porre argini e venendo stampato da tutte le parti, il potere democratico in che condizioni può essere pensato oggi? Cos'è quella cosa che chiamiamo democrazia, se in realtà ad agire sono queste forze che lavorano entrambe i confini dello Stato, anche se in direzioni e intenzioni completamente, completamente diverse? Sarebbe una buona domanda per oggi. Si parla, la democrazia noi la esportiamo, no? Siamo dei grandi esportatori di democrazia. È interessante pensare oggi a una definizione della nostra democrazia, non sarebbe male. Abbiamo trovato questa cosa molto divertente. Una volta c'era un signore, un tizio ex AN, a un dibattito televisivo, che diceva che sì, per loro una volta per loro la democrazia non era un valore, ma che adesso avevano capito l'importanza della democrazia ed erano decisi ad affermarla ad ogni costo, voglio dire, anche con l'olio di ricino. Quella cosa che cerchiamo di affermare nel mondo come democrazia, in qualche caso assomiglia a qualcosa che cerchiamo di affermare appunto anche con l'olio di ricino. Forse l'idea, l'uso delle immagini, il modo in cui il potere usa le immagini, quello che lei ha parlato, potrebbe essere visto in contrapposizione con quello che si ritiene, quello che diciamo viene scritto sulla Bibbia, nel senso gli ebrei hanno avuto il divieto, specialmente all'inizio del di utilizzare le immagini, proprio perché loro venivano da un mondo politeista e volendo affermare un unico Dio, hanno, almeno sulla Bibbia, vengono bandite le immagini e di conseguenza loro non possono usare utilizzare le immagini, proprio perché l'idea che il Dio fosse uno solo non aveva bisogno per questo motivo di essere rappresentato. Sì, credo che dietro i motivi, sì, dietro i problemi teologici che ci stanno dietro, la possibilità di rappresentare o non rappresentare, ci sono una serie di questioni, però rileggendo nei nostri termini sicuramente sì. Allora, è lo stesso problema del potere assoluto. Nel momento in cui il potere assoluto si è davvero affermato, nel momento in cui il potere è uno soltanto, non c'è più bisogno neanche che si rappresenti e si renda visibile. Nel momento in cui è uno soltanto, è soltanto nel momento in cui ci sono delle forze di tensione, delle reazioni eccetera, che l'immagine diventa importante. Anche in questo caso forse potremmo pensare che, come dire, forse non è un caso che le immagini siano più importanti, non lo so, sto un iconologo mi fucilerebbe sul posto, probabilmente il fatto che nel mondo cattolico le immagini siano più importanti che dentro altre religioni cristiane è legato al fatto che le personalità da rappresentare siano tante e che quindi le forze in gioco e tensioni siano tante e che ognuna deve prendere il suo posto. E per cui si danno rappresentazioni e figure, anche perché ho tante identità a cui riconoscere poteri e capacità diverse. Laddove ce n'è una soltanto, non c'è forse la necessità di affermarla come immagine. È una. Sì, aspetta. Ma forse nel cristianesimo vengono utilizzate molto le immagini a scopo didattico, in quanto non si può. Generalmente non viene data la lettura della Bibbia. Una volta sicuramente, oggi probabilmente sono anche altri motivi. Certo, sì, certo, c'è una motivazione di Bibbia per i poveri, di Vulgata e di educazione, come veniva definita, ma sicuramente poi nel tempo sono cambiate altre. Poi ricordiamo il fatto che rimando sempre su questi problemi al bellissimo libro di Belting sul culto delle immagini, in cui vi ricordo che non ci sono semplicemente i santi che vengono rappresentati. Nel periodo in cui le rappresentazioni erano davvero significative, prima dell'età moderna, ogni rappresentazione aveva la sua personalità, la sua identità. Non c'è una Madonna che è uguale in tutte le rappresentazioni. Ogni rappresentazione della Madonna ha una sua personalità particolare, una sua identità, dei suoi poteri, eccetera. La Madonna che fa i miracoli non è quella che sta dietro il ritratto, è esattamente quella che sta in quel ritratto lì.
quella lì, ritratta lì, non le copie, anzi le copie sì, ma purché siano copie di quella. Poi se nelle copie è un po' meno efficace, duplicando si perde un po' di forza, ma sicuramente a differenza di ogni altro ritratto che non è conforme. Quindi la conformità del ritratto porta con sé la conformità della forza, che sono problemi, secondo me, del peso e del valore della forza, del potere dell'immagine della nostra cultura, che sono molto, molto importanti, che vanno al di là di quello appunto del far vedere. È proprio il problema della personalità e dell'identità che l'immagine assume.